Ma di cos'è che stai tirando? No, fantastico! La nuova luce. Quella che vendono in televisione. 40 euro costa. Ma anche meno. Aurelio. Vieni con me un secondo, Aurelio. Così facciamo vedere un po' di cose. Che di degrado noi ormai è arrivato anche Tullio, certo, sì. Bene, allora oggi siamo in via Caduti Marsinella, quartiere Rubatino. Questo è quello che potete trovare in una breccia fatta a fede della breccia all'interno sulla massicciata. Qui risiedono una parte dei Rom che non vengono accettati nell'altra parte che vedremo dopo, quella nord, perché si sono divisi per questioni etniche e di simpatia, chiamiamola così. Come vedete è tutto ben attrezzato, abbiamo il beveraggio. Se contiamo le sedie cosa capiamo? Guarda, se contiamo le sedie potremmo capire tantissime cose. Ti posso dire che ieri notte io sono venuto e qui c'era una quarantina di persone. Molte tende sono state sbaraccate, molto probabilmente perché ci hanno visto entrare ieri notte. Capita spesso, tra l'altro aggiungo a chi ci conosce già, questo è il nostro amico Aurelio Miranda, che ha trovato delle scarpe da bambino, la griglia e tutto quello che serve per avere un villaggio abusivo di irregolari all'interno del municipio 3, che sappiamo essere un municipio molto accogliente per i Rom. Ecco, questa è una dimostrazione di quello che accade. Siamo qui anche con Roberta Borsa. Oggi i nostri video saranno solo due, perché non vogliamo rubarvi la sorpresa giovedì. Non vogliamo rubarvi la sorpresa giovedì di farvi vedere il video integrale e mercoledì con Milano Trash. Quindi vi diamo solo una, come possiamo chiamarla, una preview. Una preview. Una sì. Preview. Guardate qui. Vi ricordiamo che sopra, fai vedere sopra, tra l'altro io inquadrerei sopra anche per vedere in che condizioni è il cavalcavia della tangenziale, soprattutto da questa parte vedo una crepa incredibile, però magari i tecnici mi diranno che non è niente di grave, noi la segnaliamo lo stesso perché ci piace prevenire prima di curare. Per ora vi salutiamo, Tullio Trapasso, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo e City Report. E andiamo avanti, con noi non scappa nessuno. Ed eccoci cari amici, vi portiamo a vedere sempre nel quartiere Lambrate, via Rubattino, il Cristallo. Come sempre vi diciamo, il carrello è sintomo del degrado, dell'incuratezza, della mancanza di controllo delle zone. Vi vogliamo far vedere in questa preview live Facebook un'altra situazione che ci ha particolarmente colpito. A parte le valigette qui, che degli attrezzi Honda che sono vuote, sono già state svuotate, ma facciamogli vedere una cosa veramente interessante ai nostri amici Daniele Menti, grazie delle immagini. Niente. Abbiamo trovato qui dei bambolotti. Allora, essendo che questa è una proprietà che serviva per la costruzione delle auto, gli innocenti eccetera, speriamo che siano dei manichini da crash test. In realtà a vederli bene mi ricordano quei riti nigeriani che avevo visto in una proprietà, in una RSA sempre qui a Milano, quindi ci daremo da fare per capire qualcosa su queste cose. Fai vedere qui, ci sono attaccate tantissime foto e su questo chiederemo sicuramente un consulto per sapere cosa succede. Sicuramente sono stati incendiati come potete vedere, ma andiamo avanti, passiamo nella parte anteriore. Qui vi ricordo che vengono scaricate le immondizie dei Rom ed è un posto molto mal frequentato, doveva essere parte del progetto Più Lambrate, che purtroppo non ha mai funzionato. Ha funzionato come discarica, come vedete, biciclette rubate e anche spaccio. Lo spaccio ve lo faremo vedere in questa entrata anteriore, che ci ricorda molto, per chi ha seguito le puntate su City Report YouTube e sui nostri profili Tullio Trapasso e Comitato Antiracket, è lo spaccio che avviene, che avveniva, si spera, all'interno delle scuderie De Montel nel quartiere San Siro. Dani, tu che entri per la prima volta in questo posto dove una volta c'era la gloria automobilistica di Milano, una delle glorie automobilistiche di Milano, che sensazione ti dà vederla ridotta così? Sicuramente è uno schifo, perché non si possono lasciare dei lati di città malconci così, prima di tutto. Secondo, bisognava demolirla e non lasciare che il tempo passasse e le intemperie facciano il loro corso, perché comunque sia
qui si parla di non so quanti metri quadri che potevano essere utilizzati in qualsiasi altro modo. Tra l'altro, cari amici, vi aggiungo una situazione che voi ben conoscete, avete visto il carrello, sapete benissimo che il carrello è il Giobbe. Ecco, siamo sempre dentro al cristallo. Ecco, vi volevo dire, questi carrelli che abbiamo trovato qui dentro, a parte i graffiti, sono sempre quel fenomeno che vi diciamo, perché il carrello viene usato come per cuocerci le cose, per trasportare i materiali e anche come gradino per scavalcare le proprietà. Ecco, la cosa che ci stupisce, a parte la pianta di fichi che è sempre presente in ogni proprietà abbandonata, è il fatto dei due ingressi. C'è quello lato Parco dell'Acqua, dove abbiamo visto i tombini con dentro tutto il pernotto dei Rom. Dall'altra parte c'è un posteggione che ricorda quello delle scuderie di Montella, dove abbiamo trovato qualche mese fa lo spaccio, come ben vi ricordate. Adesso vi faremo vedere che cosa accade qua. Seguiteci, lasciamo la live in diretta. Facciamo un saluto al nostro amico Paolo Rusconi, che è dall'altra parte, che sta riprendendo per la puntata che vedrete giovedì, la nostra integrale molto lunga, molto sostanziosa, dove si vede molto. E, no, direi di fare il giro da fuori, perché da fuori... Sì, scusami, ma mi sono dovuto un attimo pulire le scarpe, perché qua non c'è una fanghiglia a livello di terra, sembra più una di quelle fanghiglie fatta da rifiuti tossici lasciati sversati. Sicuramente le sostanze chimiche qui sono state negli anni... Vieni qua, Tullio, guarda qua sotto. Sì, è frequentatissimo questo posto. Dovevo dire, negli anni 60-70 questo posto, sul filo di auto, si sa che le norme dell'inquinamento eccetera erano molto blande rispetto a loro. Ma adesso vediamo cosa succede nella parte spazio. Questa è la facciata del retro di questa proprietà, che è di fronte alla Cesi, e via Rubattino le tangenziali, quel quadrato, per farvi vedere. Dani, grazie. E ci stiamo avvicinando a quello che è il lato spaccio. E che dirvi, cari amici, qui la notte c'è più persone che in un locale del centro di Milano. Adesso vi faremo vedere l'angolo dedicato allo spaccio, con il suo bell'asse da stiro, dove come in un bancone nei negozi di una volta, guardate anche lì qualcuno che sta entrando, inquadralo bene, vieni avanti, ok, gira, perché sennò succedono problemi. Questo è un pezzo di un tavolo. Queste sono le seggioline dove si aspetta. Qua potete vedere le bottiglie che vengono usate per fumare l'eroina gialla. E questo è il tavolo dello spaccio di questa proprietà del cristallo. Direi che, scusami Daniele, sarà il caso di finire una panoramica qua e chiudere, perché c'è troppo movimento. Vieni qua. Come vedete, le vie di fuga sono innumerevoli, come l'inquinamento, le bottiglie, si vede che insomma la frequentazione è molto ampia qui. E chiudiamo così con una panoramica. Di là c'è un altro buco dove si entra dal posteggio di Rubattino. Per ora vi salutiamo, Tullio Trapasso, City Report, il Comitato Antiracket. Seguiteci giovedì nella nostra live integrale sul nostro canale YouTube, e il mercoledì a partire dalle 21.50 su Milano Trash Telereport con Vladimiro Poggi, Milano Trash. Un saluto a tutti, andiamo avanti.